Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuo le nostre avventure su Minecraft, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti e senza il vostro aiuto noi non ci arriveremo. Quindi io vi invito a iscrivermi perché io ci sto provando, signori, ma senza il vostro aiuto non andiamo da nessuna parte. Detto questo, signori, riprendiamo la costruzione della zona degli incantesimi. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, questi gatti hanno sempre più rotto le scatole. Sì, ammazzati lì dentro, così quello te mangia in un boccone. No, si è lanciato di sotto. Bravo gatto scemo. Allora, sono un amante degli animali, signori. Sono un amante degli animali, quindi non vi preoccupate, non vi preoccupate. È che mi vanno correndo villaggio villaggio, mi danno un attimino di fastidio. Però, ok, questo se non sbaglio me ne dà pure qualche altro in più. Perfetto, ok, qui la coltivazione è partita abbastanza bene. Qui ho levato i vari blocchi, quindi facciamo adesso il calcolo giusto, dovrebbero essere 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi 1, 2 e questo qua è il centro e questo qua è il centro, perfetto. Qui invece abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi dobbiamo levare pure questa fila di qua praticamente. Che la leviamo? Potremmo anche non levarla, signori, mettere l'alambicco qui al centro, così magari abbiamo più spazio per dietro per mettere le varie casse per poter girare. Sì, perché volendo potremmo fare questo di qua e la costruzione del tetto farla partire da qui. Così lo restringiamo in questa maniera, va bene. 1, 2 e l'alambicco lo mettiamo qui, deciso. Ho deciso. E non si torna più indietro. La costruzione che faremo come quelle della zona degli incantesimi e del pupazzo di neve la faremo partire da qui. 1, 2, tanto ci basta a voglia. 3 e 4, ok. E qui per avere una cosa di continuità andiamo a mettere il legno marrone così il bordo ci viene di questa maniera. Mi sono dimenticato di prendere il legno marrone. No, c'ho 8 blocchi. No, questi 8 blocchi mi servono per fare l'altra cassa. Mi servono per fare l'altra cassa. Quindi facciamo prima la cassa, così non sbaglio. E poi pigliamo un altro po' di legno marrone. Legno scuro, come dir si voglia. E perfetto. Abbiamo le nostre 4 casse bellissime. Qua pigliamo un altro poco di legno scuro. Ok, dobbiamo fare anche qualche altra staccionata perché sennò il tetto non abbiamo dove metterlo. Quindi facciamo così e facciamo 4, ma forse 3 mi bastano, sai? 3, 3, 6. No, dobbiamo fare tutto pure il bordo di chiusura, lo lasciamo proprio aperto. Ma questo non ci ho riflettuto. Questo non ci ho riflettuto. Va bene, mettiamo altre 4. Ora valutiamo con calma. 21 per ora mi dovrebbero bastare. Allora, torniamo indietro. Prossimo video, signori, domani facciamo la cartina della nostra zona. Sì, ho voglia di vedere i vari progressi che abbiamo fatto. Allora, qui dobbiamo metterne uno marrone, ok. Poi uno bianco, uno marrone, così manteniamo lo stesso disegno di quel lato. Uno bianco, uno marrone, uno bianco. E questo lo facciamo marrone. Ok, così abbiamo mantenuto il mood di quel lato di là. Sì, potremmo farlo tutto a giro? No, poi diventa un poco esagerato. Abbiamo 4 casse che andremo a mettere. Allora, qua ce ne entrano 3. Potremmo fare 3. Le mettiamo così a chiudere, le mettiamo singole. Ma sai che potrebbe essere un'idea invece di mettere casse complete, potremmo mettere queste casse così. Sì, dai, così la chiudiamo così. Qua di lato come potremmo chiudere? Non lo so, non ne ho la più pallida delle idee. All'ultimo una cassa non mi serviva forse. Allora facciamo uno e due e sopra metteremo le piante. Uno, sfruttiamo le casse, facciamo due. Uno e 2, ok, e qua facciamo 1 e 2, ok, con sopra l'erba. Adesso potremmo mettere solo questo lato di qua per chiudere la zona, magari.
dite? Così, proprio per essere. Dici, e questa è la zona. Se no, dobbiamo mettere magari due casse di qua. Poi troppe casse. Già tre mi bastano. Una volta ci mettiamo questa netherrack che sta crescendo, qualche melone, un poco di luminite. E le blazerod, secondo me, bastano e avanzano. Decisamente sì, decisamente sì. Recuperiamo il fogliame come abbiamo fatto nello scorso video. Quindi abbiamo fogliame, mi sa che l'ho portato tutto sopra. Sì, allora recuperiamo questa cesoia. Mi sa che il fogliame che abbiamo recuperato l'altra volta l'abbiamo portato tutto sopra. Ma noi cambiamo albero senza problemi, signori. Senza problemi, cambiamo albero direttamente. Ok, quante ne abbiamo prese? 21, mi bastano 21, non penso. Prendiamo anche un po' di questo che è più facile da recuperare. Ok, 44. Sì, adesso penso che ci dovrebbero bastare 51, 52 pezzi. Sì, però abbattiamo questi alberi perché così stanno veramente brutti. Sperando che ci diano altri alberelli. Ok, uno già ce l'ha dato. Dai, dai, rompi tutto, zio. Ok, adesso c'è una foglia. Mannaggia. Ok, perfetto, qua c'è un'altra. Ok, dove stava quella? Scendi, perfetto, siamo a 63. Direi che ci siamo. Ci siamo. Vabbè, abbiamo raggiunto uno stack paro paro, va bene, forse abbiamo leggermente esagerato. Questo lo ripiantiamo. Qui dovesse cadere qualcosa, lo sfruttiamo. Andiamo un attimino anche dalle pecorelle, signori, che dobbiamo far riprodurre. Ok, 7. Quante sono le pecore? Ho perso il conto di quante pecore abbiamo praticamente nel recinto, però vabbè. 8 mi bastano. Sì, 8 pezzi di grano mi bastano sicuro perché non penso di avere 8 pecore. Forse ne ho 6, sì. Sì, però già 6. Quante siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, tutte belle cresciutine. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Queste le do a voi. 1 e 2. Riproducetevi. Fate l'amore con il sapore. Datemi esperienza. Bravi. Qua c'è esperienza che ho lasciato? No. Ma questo recinto sta iniziando a diventare piccolo per le pecore. Ma devo farle ancora un attimino riprodurre. Tra l'altro non abbiamo nemmeno la farm di cactus. E questo è grave, perché la farm di cactus ci serve per il colorante verde. Dici, ma dove stai andando? A buttare sti semi, signori, che non ci servono a niente. A buttare anche queste due foglie che non ci servono a niente. Abbiamo 64. Ci bastano in maniera aiosa. Ci bastano in maniera aiosa. Andiamole a piazzare. Ok. Sì, penso che così mi piace. Così mi piace. Mi serve però un po' di terra. Sì, la mettiamo qui. Mettiamola qui così. In modo tale che posso piazzare il primo e anche il secondo. Poi facciamo così e saliamo sopra. Perfetto. Perché piazziamo tu. No, la terra, mannaggia te, a chi non te lo dice pure. Ditelo, ditelo, signori, mannaggia. Ok. E andiamo a chiudere così. Quando piove non ci cade l'acqua sul nostro bellissimo zona degli incantesimi. Dici, potremmo fare qualcosa di più pomposo, che ne so, una zona a forma di bottiglia, di ampolla. Sì, può essere più particolare, ma stiamo mantenendo questo mood di queste strutture leggere, pratiche, veloci. Continuiamo così e siamo tutti contenti. Ok, e questo l'abbiamo sistemato. Sì. Direi che va bene, direi che va bene. Allora, cosa possiamo andare a fare? Intanto recuperiamo un poco di questa netherrack che dovrebbe essere cresciuta. Sì, penso che questa sia cresciuta, signori. Penso di sì. 8, ok. Perfetto, già ne abbiamo 3. Questo lo posso rompere pure. Penso di sì. No, ancora no, non lo potevo rompere. Va bene, superfluo. Iniziamo a mettere qui dentro la netherrack, così ne abbiamo un pochino così già ce l'abbiamo. Poi. Abbiamo 7 pezzi di vetro che non ci bastano, ma se non sbaglio avevo lasciato la sabbia a cuocere, quindi dovremmo riuscire ad avere qui della sabbia, perfetto, 32 pezzi,
Dici che ci vuoi fare con questi 32 pezzi? Signori, dobbiamo farci almeno, facciamone 5, dai, tanto ce li abbiamo. 5 bottigliette, perfetto. Che poi diventano una caterva praticamente, sì, perché già sono 12, no, mi bastano. Pensavo ne facesse una botta praticamente. Buttiamoci un attimo qui in acqua. Ok. Riempiamole tutte, non ho più spazio nell'inventario, ottimo. Quante ne ho buttate via? Cosa di cosa mi cosa elimino? Eliminiamo le staccionate per ora, perfetto. E anche il fogliame lo lasciamo qui. Le abbiamo prese tutte? Sì, ok. Tanto le sto andando a scaricare e recupero le cose che ho qui. Dormiamo anche. E poi dobbiamo andare a recuperare, se non ricordo male, le blaze rod che dovrei avere qui. Perfetto, che però non c'ho spazio, mannaggia a me. Il vetro lo possiamo posare, sì. Le blaze rod. E poi non ricordo sinceramente cosa ci serve per i vari incantesimi. Sicuramente i meloni, la crema di magma offerente, penso che non ci servi. Penso di no. Però poi con calma vedremo. Se voi, anzi, voi suggeritemi nei commenti praticamente cosa dobbiamo andare a mettere in queste casse. Allora, qui abbiamo messo gli occhi del ragno. Ok, qui io ci andrei a mettere le bottigliette. Così intanto già siamo belli carichi. Ok. Poi qua ci potremmo mettere. No, in quest'ultima cassa ci potremmo mettere tutte le bottigliette d'acqua. Ok. Ce n'è rimasta una vuota. La lasciamo così. Qui ci potremmo mettere anche le blaze rod. Andiamo a recuperare l'alluminite e i. Facciamo due meloni d'oro. Che non mi ricordo a cosa servono di preciso. Però ricordo che servono anche i meloni d'oro. Allora, i meloni dovremmo averli di qua. Ha ragione, sì, non tutti magari, ne facciamo 7. L'oro ce l'ho di là. L'oro ce l'ho di là. Recuperiamo anche l'alluminite di qua. Gli occhi di ragno, se non ricordo male, servono anche quelli, che però devono essere, se non sbaglio, con lo zucchero fecondati, no? La redstone, se non mi ricordo male, serve pure. Redstone, sì, dammi qualche blocco così, dammi l'oro. Cazzarola, non c'ho lingotti d'oro, ma di che stai dicendo? Vabbè, facciamo. Non mi ricordo il melone se vuole il lingotto o le nugget, sai che non mi ricordo? Forse il melone vuole le nugget, le carote, non mi ricordo. Bella domanda, bella domanda. Proviamo a mettere uno di questi e con. No, tu devi metterti qua e tu devi fare così. Ci siamo? Sì, ok. Quindi ne abbiamo uno, ma devo sempre cuocere gli altri. Perfetto. Un po' di luminite dammela pure. La portiamo di là. E poi, se non ricordo male, gli occhi di ragno che dovremmo avere qui. Ne ho solamente due, perfetto, ottimo. E anche la polvere da sparo, se non ricordo male, ci serve per fare le pozioni quelle da lancio. Allora, rapidi, veloci, indolore, dormiamo. Mettiamo a cuocere un pochino di oro, che direi qui dovremmo avere ancora uno di questi, perfetto. Ok, ma so perché c'ho nulla. Dormiamo, che è la soluzione migliore. Ok, qui abbiamo i lingotti che fondamentalmente non ci servono, hanno i lingotti, però va bene, li trasformiamo, perfetto, e ne possiamo fare un altro, se non sbaglio, sì. Ok, siamo a due, nel frattempo lui ha raccolto sicuramente altri due lingotti che ci bastano, decisamente sì, per fare quello che dobbiamo fare ci bastano. Mettiamoli qui. Ne abbiamo questi, ne abbiamo 6, ne abbiamo 5, e altri due ce li siamo portati a casa in maniera rapida, veloce e indolore. Dammi un altro lingotto. Ok, li trasformiamo di qua. Aggiunti a questi dovremmo riuscire a fare gli ultimi 3. Perfetto. Dici, ma che ti servono? Non mi ricordo a cosa servono i meloni dorati, però ricordo che servono per fare delle pozioni. Più o meno, forse sì, forse no, non mi ricordo. Però, signori, meglio averceli che non averceli, come bisogna sempre dire. Intanto una cosa fondamentale, metterei anche una torcia qui, che non abbiamo torce, perfetto.
E allora andiamo a mettere qui, ci andiamo a mettere, possiamo metterci anche questi, tanto per, qui ci andiamo a mettere i meloni, la luminite, la polvere da sparo e la redstone che andiamo a trasformare. 36 blocchi di redstone, porca miseria, mi bastano e mi avanzano. Ci servirebbero le ultime cose, mannaggia a me, mi scordo sempre le cose a metà. Tre item frame, tre cornici. Qua per caso c'ho delle pelli di mucche? No, qui no. 6, non ci faccio niente con 6. Va bene, andiamo a uccidere qualche mucchetta perché non c'ho voglia di tornare nel. Giusto un 21 mi basta, 3x7 è 21. Ma nel dubbio ne pigliamo un'altra, non si sa mai. Facciamo anche un rifillino di carne che non guasta mai. Non guasta mai, sempre meglio avere carne pronta. Allora, questi li metti di qua, questi li metti di qua e qua ci metti 3 blocchi di cosa. Ok, questo lo metti di qua, questi trasformi un poco di bastoncini perché sennò non possiamo fare le cornici. Ok. Poi prendi questi, fai così, 3, perfetto, prendi queste, le metti qua, 1, 2, 3, ok. Sì, effettivamente ho sbagliato, mi servivano più bastoncini che mucche, però va bene, che peli di mucche, però va bene, non ha importanza, dettagli, dettagli. Le piazziamo qui, le piazziamo qui, facciamo 1, 2 e 3, perfetto, apriamo, no, mannaggia a te. Abbiamo la cassa, prendiamo una borchetta d'acqua e la mettiamo qui. Perfetto, così sappiamo che lì ci sono le borchette d'acqua. Apriamo queste e ci prendiamo la polvere da sparo. Sì. E la piazziamo qui. E qui invece recuperiamo le blazer, che ne ho di più di tutte, e la piazziamo qui. Perfetto, signori. Detto questo, per questo video abbiamo concluso. La zona degli incantesimi è pronta. Molto spartana, però a noi piace così. Potremmo magari chiudere la parte là dietro, mettendo le staccionate dietro, ma poi si vede, poi si vede. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per la gente, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!